Bene, siamo a fine mese e ci stiamo avvicinando a un mese altrettanto importante. Agosto, ovviamente, dipende dalla situazione che ognuno è e prende le proprie scelte e fa del suo meglio, ovviamente per quello che ha a sua disposizione, per quel tempo che ognuno ha a sua disposizione. Però per te che mi segui e se hai voglia di fare un percorso interessante nel mese di agosto, ho preparato per te, se sei iscritto ovviamente a questo canale, se non ancora non l'hai fatto, qua sulla destra c'è un tastino. Ogni giorno alle 8 troverai un video legato al coaching, al mentoring, tutto quello che riguarda il mondo della formazione e troverai tantissimi esercizi utili per andare a sbloccare alcune aree che sono legate magari alla sfera spirituale, emotiva, di relazione, economica, di salute. Insomma, andiamo a prendere le aree più importanti della nostra vita e da lì andremo a portare maggiore attenzione. Quindi ogni giorno avrai un video alle ore 8 per poter fare degli esercizi e staremo insieme nel mese di agosto. E mi auguro che questa cosa può esserti utile, ti può far piacere, ma nello stesso tempo mi auguro che tu possa condividere il più possibile il mio canale, sia che siano i video di formazione o siano i video di meditazione o quant'altro. Mi auguro che tu possa fare questo gesto che puoi aiutare me e aiutare tante altre persone che sono nella ricerca del cammino personale, professionale e spirituale. Ma in questo video voglio altrettanto concentrarmi su due fasi che determinano un punto di vista, un punto anche di arrivo importante per poter organizzarci al meglio in questo periodo di tempo. Il primo è che la nostra società ci sta sempre più insegnando ad avere un cuore di pietra e quello che ti invito a fare è di evitare di pensare che magari qualche volta ti puoi emozionare, di evitare di pensare che qualche volta avendo un carattere più forte, più duro, puoi pensare di essere più forte e migliore di un'altra persona. Oppure pensare che avere un cuore forte, un cuore duro possa farti sentire ancora più importante, più leader rispetto agli altri. E a volte resto stupito di tante persone che mi dicono: ho fatto una meditazione e mi sono scese le lacrime. Bene, quello è un momento importante che sta entrando nella tua anima, sta entrando in comunicazione, in comunione con la tua parte più profonda, sta entrando nel tuo spirito e quello che ti voglio suggerire è mantenere alta questa frequenza legata al tuo cuore, alle tue vibrazioni positive, perché è lì che troverai le risposte, è lì che troverai parte fondamentale per poter smuovere e sradicare quei pensieri antichi che spesso rimangono ancorati come una folla di uno stadio che ci chiamano, ci dicono tante cose, ma alla fine, se non ascoltiamo il nostro cuore, ci liberiamo dal nostro cuore, puliamo da tutte quelle interferenze il nostro cuore, allora è difficile che entriamo in contatto, in comunione con la nostra parte, la parte più importante, che è la vibrazione legata all'amore. Cuore di pietra, a tutte quelle persone che pensano di avere un cuore inarrestabile, un cuore che se non sei forte, se non sei leader, se non sei sempre in prima linea, e allora non sei nessuno. No. A volte anche il leader, anche le persone che sono in prima linea, possono stare in seconda, in terza linea e mandare avanti le altre persone che in quel momento magari hanno più energia, hanno più forza. E se c'è una persona davanti a te che si emoziona davanti a un tramonto, si emoziona davanti a un film, si emoziona davanti a una poesia, si emoziona davanti a un video, a una meditazione, a una motivazione, perché non lasciar scorrere le lacrime? Perché non lasciar vivere quella persona nel pianto, nel suo modo di esprimersi. E quindi invito tutte quelle persone che sono in una relazione o sono in un'amicizia profonda, più profonda del solito, se c'è una persona che si emoziona, vuol dire che lì in quel momento c'è un cuore che sta comunicando la tua parte logica, che spesso quella parte logica non ci porta da nessuna parte, ci porta a riflettere, a creare disuguaglianze, differenze e a portarci in direzioni opposte. Ma quando tu sei nel tuo cuore, sai che ogni persona è uguale l'una con l'altra, così in connessione con la natura, con gli animali. E oggi vediamo che invece il mondo tendenzialmente ci allena ad avere un cuore sempre più di pietra, un cuore di duro, un cuore che si cristallizza nel tempo. E qualche volta
qualche volta lo sentiamo, qualche volta percepiamo quell'energia. E allora ti invito oggi, più che mai, a entrare in comunione, in comunicazione col tuo cuore, sia che stai facendo un cammino spirituale, sia che stai facendo un cammino di crescita personale, evolutiva, è lì che c'è la risposta, è lì che troverai ogni singolo elemento più importante per te che ti spingerà a fare il passo successivo e a collegarti alle persone che sono quelle persone più importanti per te. E allora qui entra la seconda fase. Leggiti la storia dell'arca di Noè. Oggi siamo nel tempo dell'arca di Noè, metaforicamente ovviamente. E ti invito oggi più che mai a fare una lista di tutte quelle persone che vuoi portare sulla tua arca. Quell'arca che ti permetterà di superare le tempeste, quell'arca che ti permetterà di superare gli ostacoli, quell'arca che ti permetterà di condividere le cose più importanti che oggi sono importanti per te nella tua vita per superare alcuni ostacoli. Quindi decidi oggi, attraverso una lista ben dettagliata, quali sono le persone che vuoi portare sulla tua arca. Ed è per questo che organizziamo anche eventi specifici come il Talent Lab Adventure, eventi fino a quando riusciremo a farne, spero il più possibile, dal vivo, per poter riuscire a portare sempre più persone nell'arca, ma non nella mia arca, nel creare la tua arca, perché quando hai un appoggio di persone che sono con te, che la vivono, che vivono l'esperienza come te, che vivono il momento come te, che hanno determinate visioni, che hanno una missione specifica, che hanno un'interconnessione col proprio cuore, e allora è lì che accade la magia, è allora lì che accade il miracolo. Il miracolo è quello di stare insieme a persone che vibrano all'unisono, a prescindere se sei di un colore o se sei di un altro colore, a prescindere se hai 80 anni o 14 anni, non è quello. Quello è un ostacolo semplicemente legato a un nostro pensiero, a un'etichetta che diamo alle cose, ma se ascolti il tuo cuore, capisci che siamo tutti, tutti, tutti nella stessa dimensione. È qui che ti invito più di prima oggi. Mi sono dilungato un po' attraverso questo video, ma è necessario fare questi due passaggi in quest'epoca. Uno, entrare nel cuore. Due, crea la tua arca. Sia che puoi accettare, condividere questo pensiero o anche non condividerlo, è comunque sempre un punto di vista. E magari non l'hai anche preso in considerazione, ma se oggi prendi in considerazione e le mie parole, il mio pensiero, una mia visione, provaci, è gratuito, i miei video sono omaggiati a tutte quelle persone che vogliono entrare in un cammino, in un percorso di crescita evolutivo, e quindi, come ben sai, attraverso il video è la capacità di esprimere le nostre emozioni, il nostro pensiero, la nostra missione, la nostra volontà. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti e forse, se riesco, mi auguro di sì, questo sabato ci sarà un'altra meditazione, poi agosto ovviamente è un mese un po' particolare, un po' per tutti, magari qualcuno si vuole staccare dal web, magari qualcuno si vuole staccare dai video, allontanarsi, fare un detox digitale e comunque io ci sono alle 8 del mattino dal 1 d'agosto al 31 d'agosto, ho preparato per te che mi segui dei video veramente importanti, quindi ogni giorno possiamo stare insieme. Sono dei video di formazione e poi riprenderemo con la meditazione sicuramente a settembre, oppure vediamo, magari ci sarà qualche sorpresa ad agosto o qualche meditazione in diretta. Ci vediamo prestissimo e sempre aperti a grandi novità, grandi opportunità, grandi possibilità, e ricordati, cuore di pietra, rimuovi, diventa la tua metafora, un cuore, chiamalo come vuoi tu, un cuore colorato, un cuore ricco di passione, un cuore con le ali, e trova la tua arca di Noè. Noi ci siamo, iscriviti, qui sotto c'è un link al mio sito, riceverai in omaggio un ebook e ci vediamo prestissimo. Ciao!